In Val San Zibio si viene sempre volentieri a giocare, perché anche se si gioca male, come è capitato a me oggi, poi c'è la cena in questa magnifica terrazza, in questa magnifica clubhouse, e parliamo bene della cucina. Certo, noi abbiamo una gestione tenuta da Dario Zanetti, che ritengo sia, senza falsa modestia, tra le prime nei golf in Italia. Zanetti quest'anno lascerà la gestione del ristorante, del bar, però ci darà sempre per qualche anno ancora la sua consulenza, e la consulenza soprattutto ai gestori, che però sono ragazzi che sono con noi da molto tempo, conoscono pregi e difetti dei nostri soci, per cui questo qui può essere una garanzia di continuità per lo standard che abbiamo adesso. 760 soci, la bellezza di 760 soci e la famosa lista d'attesa. Esiste ancora questa lista d'attesa per entrare a far parte del Golf Club Padova? Noi abbiamo ancora questa lista d'attesa, ma come dicevo prima daremo la preferenza agli aspiranti soci più giovani, per cui ritengo che da 770 o 60 come siamo adesso il nostro circolo possa ospitare circa 800 soci, per cui c'è ancora spazio per circa 30 soci. Poi, come dicevo prima, vedremo di privilegiare i soci più giovani. Ecco, ci saranno delle agevolazioni per questi giovani che vogliono avvicinarsi al golf, in linea un po' con i programmi della federazione? Indubbiamente, il fatto del tesseramento libero ci aiuta in questo senso, perché un aspirante golfista che deve prendere l'azione, versare l'una tantum più la quota annuale, deve affrontare una spesa che non tutti sono in grado di affrontare, soprattutto, come dicevo prima, le persone giovani, perché hanno la famiglia, il lavoro ancora in piena attività, in pieno sviluppo, per cui daremo la possibilità di acquisire l'azione, che questa è obbligatoria da statuto, di acquisirla in 2 o 3 anni, eliminare l'una tantum per gli inferiori ai 40 anni, e altre facilitazioni che possono essere delle lezioni, un pacchetto di lezioni gratuite. Con questo crediamo di poter fare qualcosa per aumentare anche il numero dei soci, un po' sull'indirizzo di quello che sta facendo, come dicevi tu, la federazione. Un fiore all'occhiello è questa clubhouse, però so che tu hai anche un debole per la foresteria, la nuova foresteria, vuoi parlarcene? Certo, è la foresteria che è stata agibile fino a 10 anni fa circa, poi praticamente è stata abbandonata perché doveva essere rimessa a norma, gli impianti elettrici, gli impianti idraulici, e prima dell'estate abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione. La foresteria comprenderà una decina di stanze e 2 sale riservate ai soci, una particolarmente per il gioco del bridge una, e una sala per i ragazzini l'altra, sempre nell'ottica di favorire e di dare degli spazi anche ai più giovani. Il golf a Padova e zone limitrofe ha un grande successo. 3 sono i club che vanno per la maggiore, e finalmente però avete trovato la maniera di creare un consorzio. Dopo tanti anni di guerre patriottiche, finalmente vi siete trovati d'accordo su un punto. Certo, non direi proprio guerre, comunque c'è sempre stata una certa competitività, magari alle volte anche un po' animosa. Comunque, come dicevi tu, abbiamo creato adesso questo consorzio Golf Veneto, che si prefigge di promuovere i 3 campi che ci sono nella provincia di Padova, più il campo 9 buche delle Terme di Galzignano, e considerando il bacino nel quale insistono queste 4 strutture, con una disponibilità alberghiera notevole, con delle bellezze sia naturali che artistiche,
che possono attirare molto la gente, i giocatori soprattutto di golf, e io ritengo che questo consorzio possa promuovere e far del bene a tutte e quattro le strutture. Prima sono stati distribuiti dei dépliant, per esempio ci sono delle offerte vantaggiosissime anche ad hotel a 5 stelle. Certo, noi, come dicevo prima, il bacino termale qui offre delle sistemazioni in alberghi a 5 stelle, anche qua vicino, oltre che a Calzignano, oltre che a Montegrotto e ad Abano, e poi tutta una serie di alberghi che vanno dal 4 stelle, 3 stelle, per cui possono dare la possibilità a chi viene nel nostro bacino, nel nostro territorio, di soggiornare nelle posizioni o nelle ambientazioni che lui ritiene più idonee alle sue esigenze. Questa stagione, questo 2007, siete andati anche molto forte con i green fee. I green fee fino adesso siamo in budget, cioè quello che avevamo preventivato è stato raggiunto. Siete al secondo posto, mi dicono, dopo il campo sulla Garda. Ritengo di sì, e soprattutto confidiamo su questa stagione, perché settembre-ottobre sono i mesi nei quali noi raggiungiamo il massimo delle presenze, e se il tempo ci aiuta pensiamo di dover attuare un buon profitto anche quest'anno.